Quella di questa mattina è un'inaugurazione, una brillante iniziativa di un privato, grazie alla collaborazione insomma dell'ente Porto, c'è cioè Marco Verticelli, della Camera di Commercio di Teramo, che tra l'altro è socia appunto all'interno dell'ente Porto di Giulianova. Partiamo da Verticelli, insomma sono iniziative che fanno bene, soprattutto in questo periodo particolare, fanno bene al territorio, fanno bene alla crescita del turismo. Assolutamente sì, questo a prescindere anche dalla particolarità di questo momento che stiamo vivendo. Diciamo che compito di un ente pubblico dovrebbe appunto essere quello di facilitare gli investimenti, di renderli possibili, di fare di tutto perché il privato possa innovare, possa contribuire alla crescita generale. E su questo io esprimo veramente una grande soddisfazione perché alla fine una grande squadra ha lavorato. Secondo aspetto è che abbiamo dovuto affrontare una serie di problemi tecnici e infrastrutturali e quindi è anche questo un patrimonio che adesso abbiamo, cioè come fare alcune cose. Dicevamo, la stessa domanda la rivolgiamo a Lanciotti, insomma, in questo periodo ben vengano queste iniziative, ben vengano sempre, insomma, quando comunque i privati lanciano queste sfide. Sì, io a livello di battuta in un momento difficile è un antivirus per il coronavirus, perché nel segno dell'ottimismo che questi imprenditori hanno fatto questo investimento, che guarda avanti, guarda un turismo nuovo, diverso, e complimenti all'ente Porto che ha immediatamente sposato questa idea, a Giulianova, e sempre di più questo porto sta diventando il porto di riferimento di un'intera provincia e con questa iniziativa arricchisce, diciamo, la sua offerta turistica per far sì che, per fortuna, che noi come dire, siamo la provincia dove più del 60% dei turisti che arrivano in Abruzzo vengono qui, questa è un'ulteriore offerta che facciamo ai turisti. Speriamo. Bisogna fare di più però. Sì, facciamo di più, facciamo anche di meglio, dobbiamo fare, questo è un momento difficile, la Camera è a disposizione, insieme agli enti preposti, abbiamo programmi molto ambiziosi per le prossime settimane, nonostante il coronavirus, quindi per ridare anche una risposta a questo momento di grande difficoltà dei nostri imprenditori, dalle disdette alla fobia che sta prendendo un po' a livello emotivo un po' tutti.